senza occhi. Beh, il tizio che avevamo incontrato l'altra volta non aveva metà testa, però un occhio ce l'aveva. Non so se sta parlando di lui. Non ho idea. Ah, bello che hanno aggiunto anche le... Quei bastardi volanti mi hanno rubato l'occhio. Eric, sarà il robo. Mi tormentano continuamente. Che sono le RPE? Non posso andarmene senza il mio occhio. Sono intrappolato per l'eternità. Recupera il mio occhio e io ti porterò alla torre. Ma lì mi sa che t'hanno rubato anche mezza faccia. Io adesso non... mezza capoccia è partita. Ma è un po' come se si smontasse. Da questa parte, bastardi volanti, venite qui. Vengono a prendere il resto. Vai, vai, seguili. Trova il nido. No. Non è che potevo fare qualcosa là. Aspetta, sono 5 robi. Una chiave e 2 porte. Ma io ho una chiave. Cosa allora fai? Vai. Sì, sì, vado. Ho notato benissimo, una cosa. Fammi strada. Ovvero che si possono prendere delle chiavi extra in un capitolo e mantenerle per la cosa dopo. Cioè a volte credo, adesso non ho provato perché appunto siamo abbastanza risicati con le chiavi e gli strumenti, quelli lì. Piccoli bastardi. Vai. Che ha detto? Ha detto qualcosa? Ciao Mario. Sì, appunto, cioè per ora sono... Oh no. Per ora sono abbastanza risicato con le... Con le chiavi in sé. Quindi non sono neanche stato a guardarci troppo. Quello? Ma io lì cado. Aspetta, maybe. Vabbè, niente. Eccoti qua. È andato così. No, dai. Aspetta un attimo. Posso fare qualcosa? Mi fai fare qualcosa? No? Allora, io voglio vedere quella roba là. Non la raggiungerò mai. O almeno. Cioè, lo raggiungo, ma non so se posso aprirlo. Aspetta un attimo. Perché se vado con lo sprint, gli arrivo davanti. Uè. C'era un bordino. Salve. Via. E io una chiave non l'ho presa qua, l'ho presa nel capitolo prima. Quindi, cioè, vengono mantenute se non le usi nei capitoli precedenti. Uccidi prima dello scadere del tempo i nemici e Dante muoiono in un colpo solo. Ah, vabbè, va bene. Boh, vabbè. Cacchio, erano tutti i nemici quelli con lo scudo. Cioè, arrivi e togli lo scudo e l'hai fatto. Non è che ci voleva molto. C'ho una missione lì che continua ad andare avanti. E mi dice tipo completa le missioni 6 su 10 siamo. Ma che bordi. Cioè cosa mi sblocca? Un qualcosa? Voilà. Questo comunque era stato rischioso, cioè nel senso non avevo visto bene il... Dove sono finito? Ah, ok. C'era un...
Non avevo visto bene il gradino. Però era rischioso starci. Dove sono andati? Non penso di qua. Concluse. Bellino! Ma è Thomas? No. Bastardi volanti! Dite che è il trenino Thomas? Vuoi giocare? Occhio. E io non penso, però. Via, così. Aspetta. Ah, eccoci qua. Ricordiamoci che posso caricarlo quello, eh. Però non ce la faccio lo stesso, vabbè. Ci vuole troppo a caricare i colpi. Come fai a fare i colpi caricati in questo gioco? Cioè, nel senso, ci perdi un sacco di tempo. Non è bello. Cioè, deve essere rapida la cosa. Te devi aprirli. Vabbè. Erano tutti questi comunque. Adesso li tolgo gli scudi a loro. Però non riusciamo a farlo comunque. Ma ti è ricresciuto lo scudo? Si può fare? No. Questo è resistentissimo comunque, non ne vuole sapere. Cioè, quello di fuoco è molto più debole rispetto. Che poi comunque ci sarebbe stato, magari tipo lo fai. I danni angelici fanno molto più danno ai demoni e i danni demoniaci li fanno molto più danno agli angeli. Allora, loro sono andati di là, vero? Se io passo di qua un attimo. Salve. Salve, ok. Quella me la piglio volentieri. Anche perché. Ah, beh, ecco perché c'è una chiave e due cose. Perché una doveva averla da prima. Da parte. Ma allora a sto punto non ho visto gli altri livelli se è risuccessa come cosa, ma io posso andare anche se non è un capitolo successivo. Cioè, magari mi prendo una chiave, ovviamente se la usi suppongo che sparisca se la rifai. Cioè, non è che puoi farmare chiavi nel capitolo 1 e portarle per tutti i livelli, non penso. Però, cioè, tipo, posso prendere una chiave da livello 1 e portarla all'8? In teoria sì. Anzi, magari è fatto anche Il apposta, eh. riscaldamento globale è una conseguenza. Erika. Vabbè. Dell'aria È partito un tollerabile accumulo. potenziale demoni. No! Però faccio più danni. Servito qualcosa potenziale. Perché sennò non finiamo più. Siete il nostro gregge. Vi protegge come il pastore protegge i suoi pecore. Fammi vedere se ci sono i miei bro. Non frega niente, il gregge e voi. Io voglio i bro. Abbiamo dei punti? Due punti abbiamo? Allora, colpo violento era quello con la pausa, che mi potrebbe interessare. Sparo a livello 3 mi può interessare soprattutto dopo quei tizi lì. Gli altri ci pensiamo. No, torna qui!
Ciao bello. Ti hai regalato, eh. Molta roba regalata. Quando l'ho preso la chiave? Ah, era nel tunnel, è vero. Oh, se riuscissimo a completare un livello prima dello scadere del tempo, ah, va bene. Easy. Sono caduto anche due volte, perché questo era difficile, l'ultimo pezzo lì era complicatuccio. Cioè, devi dare lo spostamento, tirare con il demoniaco, aggrapparti con l'angelico, ritirare col demoniaco, riaggrapparti con l'angelico, rifare lo spostamento. È un po' complicato l'ultimo pezzo lì, però anche cadendo due volte, cioè non c'è una valutazione per il tempo che ci metti, se ce ne metti di meno, eccetera. Non frega niente. Volete distrarmi per caso? Il nido deve essere quello. Certo che anche te. C'è bisogno di scivolare in quel modo. Perché faccio questo per un burbero vecchio demone? Ah sì, ecco perché. Ho capito, tu devi essere l'occhio. Un agguato. Massa di bastardi. Quattro? Ah, cacchio, è vero. Ah. Senti lì. Via, uno. Aia. Aspetta, aspetta un attimo che... devi fargli fare il colpo comunque per... Chi è che lancia le granate? Ah, ci sono i bambinetti stronzi. Ah, arrivo anche da voi. Aspetta. Cacchio, ma ce n'è un'altra? Ma io voglio un bambino, ecco. Aspetta. Ah, ma qua posso andarci? Quei cartonini identici, dai. È andata bene. Solo perché non cioè riesci a schivare tutto praticamente. Allora io però aspetta. Platform 2 per quello, 1 per quello, way out. Non so, non ho visto cosa c'era, mi sembrava uno di quelli che... Boh. Uno preso. Questo se proprio devi. Oh, c'è un altro. Ma li abbiamo entrati? Me ne manca uno. Seguite il vostro governo senza dubitare. Attenzione, eh. Attenzione, perché forse potrebbe essere il primo livello. Anche perché comunque una volta che hai ottenuto tutti i potenziamenti, anche se mi sembra che me ne potrebbe mancare uno, ma...
No, aspetta, noi qua ci siamo venuti. Io da qua ci sono arrivato. Questa era la way out. Scusa, qua c'era il tizio. Di là c'era l'altro tizio. Quelli si rompono. Dobbiamo tornare all'ingresso. Si può fare passando da dietro? Sì. Devi rifare il giro al contrario. Beh, tanto l'avevamo già fatto per vedere se c'era qualcuno. Non dubitate dell'autorità. Oh no. Boh, così. No. Aspetta, ma anche loro, vedi che schivano, cacchio. Tra l'altro il montante qua non ti fa saltare. Non come la spada. Con la spada vai anche su con loro. Col montante no. Ma mi sa che si è aperto qualcosa. Allora qua? No, perché qua c'eravamo stati. Giusto. Che cacchio di zona è quella? Perché poi arrivano ad attaccarti e ti confondono. Suppongo. Ok. Però ho paura che là ci potesse essere qualcosa allora. Magari c'era qualcosa di extra là. Spero di no, perché cacchio, mi mancava un'anima smarrita, ma arrabbio, eh. E qui? Fra perché si chiama Francesco, però... Grande! Qua non c'era il pavimento prima. Che palle. E io... Va bene, Eric. Però non ti serve. Caccane, ma l'ho tirato! Quanto devi caricarlo? Non per le palle, che è un 1v1 contro di voi. M'ha ammazzato! Porca merda, la prima volta che muoio. Sapevo che c'avevamo il globo, però... È perché tra l'altro R1 è per il... cosa lì. Che cavolo. Non so se appunto... No, ma mi sa che deve caricarlo al massimo. Va bene.
Devi caricarlo proprio al massimo, è un po' come il drive, deve avere la doppia carica. Ma allora a cosa serve una carica 1 se non fa niente? Cioè c'è carica 1 e carica 2. Però se carica 1 non ferma il nemico, a cosa serve? Non serve a niente caricare 1. Oh, eccomi. Chi va là? E dai. Io. L'occhio? Ce l'hai? Dante, non ce sono l'hai? L'occhio. Manca comunque un pezzo. Ah no, ma è un proiettore. Cioè, te li metti i dischi dentro. Adesso dice figlio di Sparda. Dante. Mi conosci? No. Conoscevo tuo padre, Sparda. E in te vedo lui. Sparda era un demone. Io non sono come lui. No, naturalmente. Tu sei un Nephilim. Riesco a vedere anche questo. Tu chi sei? Phineas. Erudito, inventore, profeta. Demone. E fino al tuo arrivo prigioniero politico di Mundus. Ti sono grato. Hai i capelli rossi una volta. Hai promesso di portarmi alla torre. Ma certo, amico mio. Ma certo. Di qua. Io, cioè, mi fido zero. Poi non lo so. Adesso. Cioè, gli manca il fratello comunque, eh. Fa un po' sempre in coppia quello. Dai! Oh, ce l'abbiamo. Un completamento ce l'abbiamo fatta. Peccato cacchio gli oggetti usati. Che vanno insieme alla fine, perché oggetti usati e morti. Se muori, usi l'oggetto lì. Ma ha fregato quel coso lì. Ma è perché. Cioè, non. Appunto, come il drive, non serve a niente tirare un colpo caricato. Se non lo carichi al massimo, dico. Missione 9, il diavolo in me. C'entra un diavolo in me? Non c'entra niente. Però più o meno. Oh, ha picchiato un bambino. Godo. Bambino cresciuto, adulto. Un adulto. Da quanto demone. Tempo sei cieco e imprigionato qui dentro? Centinaia di anni. Ma lo conosci questo posto? Come il palmo della mia mano. Oh, oh, oh. Sei matto? Dimenticavo. Io e te vediamo le cose diversamente. Vedere le cose diversamente. Per esempio, io non ci vedo. Che intendi dire? Tu vedi solo il male in me perché sono un demone. Apri la tua mente. È solo una questione di prospettiva. Dire, vedi il male. Vedo le cose in modo diverso. Ci incontreremo più avanti. Ho qualcosa da mostrarti. Ma non è vedere in modo diverso questo. È modificato completamente tutto il livello. Cioè, è un'altra questione questa. C'è qualcosa qui dietro? No? Cioè. Posso capire. Poi la questione di prospettiva. Sì. Anche qua, fino a un certo punto, eh. Siate paranoici. Siate timorosi. Il nemico è tra noi. Qualcos'altro lì? No. Permesso. Per ora tengo Arbiter, sì, dai. Non ho capito. Aspetta un attimo. No? C'entra niente? Cioè, un po' come se fosse un cambio di mondo? Il mondo normale e il mondo demoniaco? Può essere. Cioè, sì, fai uno switching. Il problema è che non posso switchare quando voglio. C'è sempre quella cosa lì anche. Capisco
le potenzialità di poter cambiare da una cosa all'altra, ma non posso farla quando voglio. Mi serve il liquido seminale dello scoiattolo. Il suo nome era Assiel. Era un'antica creatura. Nephilim, come te. Madonna. Ce ne sono altre. I Nephilim erano la terza razza. Purtroppo sono stati perseguitati e distrutti. Perché? Adoperavano il potere sia degli angeli che dei demoni. Ma i Nephilim avevano anche l'abilità di attraversare i mondi. Erano formidabili. Ciò li ha resi una minaccia. Come me. E come te. Avevano un grande potenziale. Che spreco. Vuoi raggiungere tutto il tuo potenziale? Forse Assiel ha la chiave. Mi sa che ci dà il potere rosso. Quello di... No, beh, però no. Se mi dà un potere per switchare tra i mondi, godo. Come ci arrivo? Qua? Cioè, proprio da matti così, ho capito, va bene. Non ci avevo pensato a buttarmi giù nel nulla. Va bene. Mi servirebbe il paravento, l'ombrello di Peach. Ce l'abbiamo? Si può trovare? Salve! Ah, sì. È lei? No, lei è una strega. Ecco, No, è un fottutissimo demone. no, infatti. Ok, devo rompergli il robo. Oh, è volata giù. E niente. Aspetta, che ti stai muovendo un po' troppo, eh. Ah, io posso fare. Aspetta. Aia. Piano. Volevo fare quella roba con la pausa. Con. Cioè, l'ho sbloccata, vero? Non mi ricordo male. Triangolo volante. Con Osiris. Bene, Assiel ha la chiave. Mi sembra un pugnale quello, però vabbè. Vado, eh. Come si è aggrappato al nulla. Cioè, a volte ti prende il comando e si aggancia bene, altre volte no. Cioè, fa finta di non averlo visto. Ma la Preso. spinta, quella spinta lì, cacchio, si vede. Voglio mostrarti una cosa. Queste voci nei tunnel, si capirà a che cosa servono? O... Cioè, hanno un senso, un nesso logico, un qualcosa? Bello, bello. Va bene, vediamo che succede. Sì, ormai ci è abituato, tanto. Ne troviamo uno dietro l'altro. Ma, cioè, non sto capendo se le aveva già tutte ste catene o ogni volta gli appare una catena diversa. Bello comunque questo, veramente bello. Cioè, proprio nel senso che magari gli abbiamo tolto tutte le catene. Adesso non so se ne manca qualcuna, perché le altre volte non le vedevo queste. Ne vedo uno alla volta.
È il Chernobyl? Dante, sei qui perché non sono stata in grado di proteggerti. Mamma. Mi dispiace immensamente. Tuo padre si innamorò di me. Era un amore che trasgrediva rigidi e antichi limiti. Scegliamo la nostra strada a dispetto della certezza dell'annichilimento. Non ci siamo mai pentiti delle nostre scelte, ma non abbiamo permesso a te di farle, figlio mio. Ora, finalmente potrai scegliere. Avrai un grande potere. Un potere che ti consentirà di costruire la tua strada. Questa, figlio mio, è la libertà. Sii coraggioso, figlio mio. Ti voglio bene. Devil Trigger. Manifestazione del vero potere di Dante aumenta forza e resistenza a L3 più R3. È il robo di Kratos. È la furia di Sparta, lì che è. C'è una barra, guarda che c'è una barra sotto la vita. Attaccare i nemici riempie l'indicatore di Devil Trigger. Quando l'indicatore è al di sopra del valore minimo, Dante può attivare il Devil Trigger. È una, sì, è una furia tipo furia di Sparta, ma se. Ah! Che cacchio era? Ah! Ecco cos'era quella del trailer allora, ok. Quindi c'è i capelli bianchi. Quando è attivo inizia a svuotarsi, la salute si rigenera e Dante infligge maggiore danno. Ah, ok. È proprio. È proprio quello. Allora, posso anche sparare. Ed è finito. Non è durato troppo, però suppongo che ci sarà anche da potenziare quello adesso, allora. Dante. Va bene. Sei proprio tu. Però l'urlo, dai. Senso. Tipo. Gli metti. No, quello poi è un po' troppo, però. Dante. C'è lì. Oh, adesso torre. Mi viene in mente. Vado. Tipo la meme del indovina qual è il rumore giusto, no? E ti ripetono la stessa scena però con i suoni meme diversi. Uguale. Cioè se non l'ha fatto nessuno bisogna farlo. È bellissimo. Oh, ancora voi. Però io sto giro sono così. Ah, ma c'è, ma li faccio decollare proprio. Aspetta. Non li faccio comunque molti danni, eh. Cioè, devo capire bene sta roba del. Dell'aumento di danni. Va bene la resistenza. Aia. Bisogna capire sta roba della resistenza, quanto aumenta la resistenza effettivamente. Perché che rompe la strega? Aspetta, guarda che quell'altra. Bisogna eliminare lei. Dove sei? Piano. Poi. Ho fatto un attacco. Ah no, ma era con X. Questo io volevo, ecco. Ah, da portare sul nemico ce l'abbiamo. E una. Da portarlo su ce l'abbiamo. Devo rivedere se c'ho triangolo pausa. Con Osiris.
Che volevo provarla. Da che l'ho sbloccata. Qua non c'è niente? Mi faccia capire? Qua forse. Ma i ragazzi? Ah, un'anima smarrita, una porta e una chiave ci sono. In teoria. Io credo di dover andare là. Bella. La chiave lì. Quindi? Non ci arriva. Non so neanche a che arrivarci. Allora, Osiris, fammi vedere. L'aggancio non era questo, era rastrello? Sì. Demolizione lo peglio. No, non ce l'ho. Non gliel'avevo data allora, ok. Le due triangolo, triangolo. Pausa, triangolo, triangolo, triangolo. Tanto bene o male prima o poi spunta come combo. Fai un po' di, un po' lì, un po' là, un po' a casa. E la tiro. Non capisco che sto facendo il giro. Ah no, ok. Sto facendo il giro della statua. Dov'è? Bene. Capire le distanze. Oh, ecco Frederick. T'ho sentito. No! Arpia caduta. Le ali dell'arpia possono essere ristrette e devono andarmi da fuoco. Beh, è un tutorial incredibile. Ma non c'era il problema del... Ah, ok, eccolo. Sono morto. È morta veramente? Aspetta, 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 aspetta. Aspetta che terapia. Tieni sotto controllo le là, eh. Aspetta, eccoci qua. Sentila, sentila. Aspetta un attimo, eh. Eh no, a me serve un attimino da capire la ricarica. Avevamo detto. Perché così perdo anche vita. Non è il massimo delle cose. Posso buttarlo giù? Mi sa di no. Sì. Ok. Quindi c'è, cioè, praticamente finché sono a terra hanno il... guarda. C'hanno il bordino finché sono a terra. Però una volta che li lanci in aria hanno, perdono il roba. Bellissimo. Aia, cacchio, è sbagliato. No, ma ci sono le arpie. Mi ammazzano. Ho sbagliato un attimino. Vabbè, stiamo, mi fa ricominciare da qua. Aspetta, Erika, aspetta, aspetta un attimo. Ci sono troppi tasti qua. C'è un po' un casino di tasti. C'è veramente un po' un casino di tasti. Non pensavo che avrei avuto difficoltà con i tasti. Me l'avevate detto. Però non pensavo che effettivamente avrei avuto problemi. Oh. Bene. Sì, ma che cacchio di buchini in mezzo lì mi rompono. Perché adesso vedi, c'ho lo sprint in testa. Non riesco più a fare il... Ma sta zitto.
Non riesco a fare più l'aggancio. Beh, che con loro. L'aggancio per tirare verso di me, dico. Ormai c'ho solo lo sparo per andare in là. Naia. Mi è entrato in testa quel robo lì. Ma perché per spostarmi in generale uso quello? Quindi c'ho sto tasto e basta. Dov'è Franklin? Che ci fai lì dietro, Franklin? Posso colpirlo dal di qua? No. Ah. Ma ciao, piccolo. Pensa che ti lasciassi qua, ma no. Ecco, allora loro li abbiamo fatti, ok? Il problema è che non ho la chiave perché non riuscivo ad arrivare là sopra. Come faccio ad arrivare là sopra? Non è possibile. Mi sembra strano. È molto in là, eh? Era veramente molto in alto. È stato forte. Vieni qui. Che c'è? Hai trovato il tuo demone interiore, ma devi ancora scoprire tutto il tuo potenziale. Voglio solo uccidere un re dei demoni di nome Mundus. E se uccidi Mundus, chi prenderà il suo posto? Brian! l'ho salvato prima. Lui è bravo. Può farlo. Non è una smarrita, però... Cioè, se gli spieghi un attimino come fare per le commissioni, no? E tutto. Per me. Cioè, appunto, va spiegato. Però ce la può fare.